Sostiene ci scrive sbaglio. Giuliano Benaglio. Ma va. No, non faccia pronostici. Dai. No, 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 non leggerlo, ti prego, no, no, me ne vado, no, 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 non leggerlo. No, Cirillo, Cirillo, vietogli anche tu con la tua autorità, sì, di sindaco, dillo. Allora, con la mia autorità non si può leggere. Non leggerla, che condizionerà, non leggerla, la ti partita. Prego. Sì, ma alla siccome l'autorità del sindaco qui è nulla rispetto alla mia, non altrettanto si potrebbe dire nel comune di Basilea. Noi lo leggiamo perché democraticamente il nostro ospite Benaglio manda un'email e noi la leggeremo. Prego. Arriviamo, dai Cristiano, con domani sera saremo a 2 punti dallo scudetto virtuale. Grazie Roma, grazie. Grazie Roma. Benaglio, te ne pentirai. Allora, quindi... No, pure questo entra. Benaglio. Presuppone che la partita veramente finisca in parità e che domani la Juve batta l'Inter, perché intanto da casa, ecco, sentiamo da casa, ce l'hanno con Benaglio, opinionista fisso, ovviamente chiamano anche sono i milanisti entusiasti di Benaglio che incautamente si è esposto. Giuliano, ma noi continueremo a leggere perché non crediamo a queste cose medievali della sfortuna. Non riesci a stare, ma esci con la tua famiglia, c'hai una bambina, c'hai una moglie, ma vai all'ipermercato, vai insieme a Giovanni, all'iper, vai all'iper.